c'è una data significativa che ha portato un cambiamento importante, il 2007, l'anno in cui fondamentalmente si sono diffusi nel mondo gli iPhone e con gli smartphone e di conseguenza poi il wifi in ogni luogo, appunto al di là delle postazioni fisse. E questa è una trasformazione importante perché prima di quella data c'era già un percorso di ibridazione tra queste dimensioni, di sperimentazione del nostro modo, delle nostre identità, però il fatto che bisognava accedere a internet o i vari luoghi online da delle postazioni predefinite per cui non c'era una continuità faceva sì una cosa che spesso veniva sottolineata da, per esempio, dagli studiosi e dai giornalisti, che internet era paragonato all'armadio delle cronache di Narnia, perché era una specie di mondo alternativo in cui si entrava da un luogo fisso, questa specie di mondo magico alternativo dove si erano fermate le conversazioni, dove appunto non c'era l'aspetto della sincronicità, era tutto molto asincrono anche nelle comunicazioni, nel modo di interagire, ci si fermava nel momento in cui il wifi non c'era. Nel momento in cui questo si è diffuso ovunque, ha ovviamente portato all'estremo e conseguenza un processo di trasformazione, o comunque ha messo in luce un quanto, per esempio, si è sfaccettato il concetto di identità. Una cosa che, soprattutto nel corso del Novecento, in filosofia non solo, ma anche precedentemente, ma meno, è stato quello di mettere in discussione l'idea dell'identità soggettiva forte. Con lo sviluppo della psicanalisi, della psicologia, dell'antropologia culturale, si è evidenziato che quel concetto di identità forte di fatto non esiste e che ciascuno di noi è un insieme di tanti tratti spesso incoerenti tra di loro, che noi siamo delle identità multiple. Internet ovviamente ha permesso di dare corpo a questa multidentità, ha fatto sì che abbiamo cominciato a sperimentare molteplici aspetti della nostra identità. Sui social comunichiamo in un certo modo, nella messaggistica privata in un altro. Gli avatar nei videogiochi permettono un processo di identificazione che favorisce anche il fatto di mettere in gioco degli aspetti che magari la singola persona non dispone. Cioè, una delle cose forse più interessanti è stata proprio quella di mettere in luce questa multisfaccettatura che ci caratterizza e che facciamo anche molta fatica a gestire. Siamo ancora in una fase in cui siamo forse sopraffatti da queste multi-identità che si sviluppano nella rete. E questo, secondo me, è l'elemento di novità e di continuità. In fondo siamo sempre stati caratterizzati da delle multi-identità, abbiamo ciascuno di noi matura delle caratteristiche che cambiano nel tempo. Una cosa che, per esempio, in psicologia viene ripetuta spesso è che nel corso della nostra vita muoiono delle parti di noi stessi, moriamo e rinasciamo. La rete non fa altro che certificare questo aspetto, registrando quello che facciamo. Tu colleghi il fatto della rete all'idea che si costruiscano delle identità più variegate e multiple, che invece noi abbiamo sempre associato questa idea della rete, della globalizzazione, delle connessioni, al fatto che invece andiamo verso un'omologazione molto più forte delle persone, dei modelli, degli stereotipi, dei gusti, insomma. Ci sono diversi articoli giornalistici, diverse ricerche che sostengono che siamo in una fase di svolta nell'uso dei social media, per cui si tende a un processo, non dico di abbandono, ma soprattutto delle nuove generazioni, ma di utilizzo diverso, e un ritorno dei blog e delle piccole comunità che hanno caratterizzato l'utilizzo di internet, diciamo dagli anni 90 fino all'epoca dei grandi social media. Mi viene in mente, per citare un testo molto bello di Howard Rheingold del 93, che si chiama Comunità virtuali, e che analizzava i primi esperimenti nelle piccole comunità virtuali del Well, una specie di edificio virtuale dove c'erano tante stanze in cui si parlavano di argomenti diversi. E il mondo dei blog, in particolare dei forum,
nutriva, ecco, la particolarità, c'erano le comunità di chi era appassionato di determinati temi che si ritrovavano, lo sviluppavano e via dicendo. Spesso si usavano magari degli pseudonimi e anche l'utilizzo degli pseudonimi favoriva una certa creatività nel presentarsi. I social media forse hanno dato questa impressione dell'omologazione, perché ogni social media ha dei registri linguistici, degli stili specifici che vengono imposti. Però anche questo, secondo me, è vero, poi questa forma di omologazione è vera fino a un certo punto. Faccio un esempio che mi ha molto colpito. Io mi occupo prevalentemente del rapporto tra i social media e il lutto e le malattie. Siamo nell'area del fine vita. E ad esempio TikTok presenta con l'hashtag GriefTalk, GriefJourney, centinaia di migliaia di video dove le persone utilizzano i registri linguistici, gli stili rappresentativi di TikTok per dare una forma, una rappresentazione al lutto. E anche questo è, secondo me, molto interessante, perché ci sono veramente anche la gente che si impegna a creare il modo di descrizione di quello che sta provando. E anche in quel modo si creano delle comunità su un tema, per esempio il lutto, su cui è difficile creare una comunità offline, perché il lutto è un tema che abbiamo, appunto, nel corso del Novecento lo abbiamo fortemente individualizzato, lo si vive in una dimensione sempre meno comunitaria. E dall'altra parte, nel creare la comunità, per esempio, su come vivere il lutto e quindi parlarne, è anche messo alla prova, per dire, le persone a sperimentare dei linguaggi nel mostrare quello che stanno provando. Quindi, secondo me, il tema dell'omologazione è vero in superficie, ma sotto, soprattutto chi ne fa un uso metodico, chi comunque ha anche imparato a razionalizzare molto bene le caratteristiche espressive dei vari social media, appunto costoro hanno la capacità di mettere in luce delle particolarità e anche di sviluppare magari delle prerogative che si fa più fatica a sviluppare nella dimensione offline. In merito a questo io avrei una domanda. Parlando di moltitudine di personalità, quindi all'interno dello stesso individuo, diciamo che attraverso i social media e la vita online in generale è possibile andare ad esprimerle in maniera diversa, con persone diverse, in maniera più agevole. Quindi le moltitudini espresse dalla singola persona sono autentiche? Cioè, nel senso, in base a quale criterio, ecco, sono autentiche, rappresentano ognuna una parte diversa dell'individuo che ha quindi più libertà di espressione da una parte, oppure rappresentano soltanto la parte che deve essere mostrata, quella che ci si aspetta essere vista, che rappresenta, secondo me, un po' di più verso l'omologazione? Io ti rispondo forse con una domanda da parte mia, ma questa forma di autenticità c'è veramente, ha anche una dimensione offline? Cioè, come possiamo definirci realmente autentici? Cioè, mi spiego. Noi tutta, questo non vuol dire che siamo ipocriti, però in tutta la nostra vita tendiamo a recitare dei ruoli. Appunto, chi ha delle multivite, chi ha per esempio più vite relazionali, anche questo è un altro aspetto che evidenzia delle differenti forme di autenticità. Cioè, queste persone hanno bisogno probabilmente di manifestare più caratteristiche, non riescono ad accontentarsi di una situazione, hanno bisogno di più situazioni per mostrare se stesse. E così vale anche nei rapporti con gli amici, con le amiche, con i parenti, con i suoceri. Questo è un altro modo tipico che caratterizza. Quindi, secondo me, alla fine online non facciamo altro. Quando, per esempio, si dice, ma giustamente, perché è vero che c'è questo aspetto, che cerchiamo di mostrare soltanto, pensiamo a Instagram soprattutto, i lati positivi, certi lati di noi stessi, o su Facebook attraverso le parole, è vero che c'è una recitazione in cui si tiene nascosto qualche cosa e si mostra solo quello che si vuole far mostrare. Però, secondo me, poi non è così diverso da quello che succede nella realtà di tutti i giorni. Secondo me c'è una cosa interessante qua da osservare. Il fulcro di questa cosa è una sorta quasi di confusione feconda, ecco, che va a crearsi tra un'idea di spaziale e temporale. Nel senso, ma il tempo non torna indietro. Cioè, quella cosa così. Stessa cosa con le conversazioni, stessa cosa, appunto, la conversazione che
come siamo stati storicamente abituati, avviene, poi ce la ricordiamo, eccetera, ma è avvenuta, non torni. La cosa curiosa che si ha effettivamente con questa digitalizzazione è proprio il fatto invece che torni. Diciamo che è vero che Alpa la Pirandello, fino a Ron contro Sartre, questo gioco di maschere, e quella maschera si crea nella relazione. La cosa forse evidente è che forse un po' un unicum è che possiamo tornare a vederla. Cioè che tu puoi tornare su WhatsApp, puoi tornare su Instagram, a rivederla con le conversazioni dopo. E quindi è come se tu guardassi la tua maschera stessa in quel senso, che è una cosa che forse non ci era adatta così tanto precedentemente. Non a caso si dice che oggi viviamo nella grande epoca della retromania, per cui non accettiamo l'idea che le cose finiscano e che è tutto un ritorno fondamentalmente alla nostalgia del passato. Ma questo tra l'altro tocca in fondo soprattutto una specie di argomento implicito del nostro modo di appunto di affrontare, più che affrontare, di mettiamola così, di subire le tecnologie digitali. Cioè in questo proprio il processo di registrazione ha fatto sì, ha creato un processo di vera e propria non mortalità degli eventi oltre che delle persone. Questo è un aspetto interessante, appunto, come era prima appunto c'erano questa difficoltà di parlare di autenticità, c'erano le multiple identità, le multiple facce, però appunto gli eventi scorrono, non erano quali. Noi adesso tendiamo a presentificare, a eternizzare tutto, e questo è un elemento che in fondo tocca, mi viene anche da dire, non lo so, il desiderio di immortalità, se è in fondo la creazione delle tecnologie digitali, dei luoghi online, non abbia intercettato questo bisogno umano atavico di essere immortale. E non a caso oggi una cosa che viene detta spesso, io appunto lavorando nel campo della tanatologia mi capita spesso di avere persone che hanno partito un lutto e che mi dicono che i profili social della persona morta da una parte sono molto ristoratori perché permettono di un accumulo di memorie come non si sarebbe potuto avere in passato, ma dall'altra parte sono un ricatto notevole per l'elaborazione del lutto perché sembra che la persona ci sia sempre. E questo certamente è il punto delicato, al di là della morte, però è il punto delicato della nostra multiespressività online, che la registrazione eternizza un po' tutto. E quindi questa forse è anche la difficoltà maggiore che stiamo vivendo, quella di riuscire a gestire questo tipo di situazione.